Cuginato e concerto di Sergio Cammariere, i protagonisti di ieri della settima giornata del Festival d'Annunziano L'Immaginifico, eventi che si svolgono tra l'Aurum e il Teatro d'Annunzio e vari musei. Una giornata dunque in cui si sono intrecciati sport, arte e cultura, calamitando l'attenzione del pubblico delle grandi occasioni. Uno degli artisti più talentuosi, originali e sensibili della musica leggera, Sergio Cammariere, si è esibito ieri con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori al Teatro d'Annunzio nell'ambito della quarta edizione del Festival d'Annunziano voluto dal Presidente del Consiglio regionale con la direzione artistica di Giordano Bruno Guerri. 9 giorni dedicati al Vate dal 3 all'11 settembre. Arte, musica, letteratura, teatro, sport, dibattiti e incontri al centro di un ricco programma dedicato quest'anno al tema dell'immaginifico. In mezzo al mare c'è un punto lontano, così lontano dalle case e dal porto, dove la voce delle cose più care è soltanto un ricordo. Cammariere ha cantato i suoi brani più conosciuti, incantando la platea, e si è raccontato anche al nostro microfono. Non è un momento facile per la musica in generale nel nostro paese. Questo concerto con il maestro Valori conferma il fatto che la buona musica piace e il pubblico la segue. Nel vento che mi risponde, venga la pace dal mare lontano, venga il silenzio dal mare. E Pescara, da questo punto di vista, ha risposto benissimo alla nostra offerta. Serata eterogenea e particolare, perché all'Aurum c'è stata anche la cerimonia di premiazione dei partecipanti all'evento sportivo sul pugilato a cura della pugilistica d'Abruzzo con la Federazione Pugilistica Italiana. Gli incontri sono andati in diretta su Rete 8 Sport. E ci serviva il tocco sportivo, perché D'Annunzio è stato un personaggio unico, eclettico, poliedrico, si è interessato di sport. D'Annunzio si è interessato di tutto e ogni cosa che ha toccato l'ha fatta diventare oro. Il Festival d'Annunziano ha riscosso un successo di presenze anche grazie agli artisti, da Achille Lauro a una piazza salotto gremita. Gira, me la bevo, si sono ubriaco e annego, oh, si me ne frego. Al sold out per Mario Biondi. Guardissimo, come non e Vazina che unisce Flaiano e D'Annunzio. Io conosco bene Flaiano, conosco meno D'Annunzio. Certamente in un luogo sul mare relativamente piccolo, che vengano fuori a distanza di pochi anni due cervelli così lucidi, così straordinari, così immaginifici, tutte e due hanno lasciato un segno indelebile non soltanto nella cultura dell'Abruzzo, ma nella cultura italiana e europea e mondiale. E ancora la musica con Beatrice Venezia e i solisti aquilani, e poi Nico Romito, il maestro Enrico Melozzi e Giuliana De Sio e molti altri artisti ancora. Ci son cascato di nuovo.